Il cesaropapismo e gli eredi di Costantino. Sapete cosa vuol dire il termine cesaropapismo? Oh, cesaropapismo. Vuol dire che Cesare si fa papa, cioè vuol dire che l'imperatore fa delle ingerenze nel campo teologico, nel campo religioso. Costantino, abbiamo detto che si converte al cristianesimo solo in punto di morte. Abbiamo detto che fa l'editto di Milano, eccetera, eccetera. E che, ecco, dobbiamo dire anche altre cose su di lui. Allora, cose positive, non so, che fa ovviamente dal punto di vista della Chiesa cattolica. Fa delle leggi, oltre all'editto di Milano, anche altre leggi, che favoriscono in tutti i modi questa Chiesa. Fa inoltre delle donazioni e fa costruire delle basiliche. Di alcune di esse abbiamo già parlato ieri. Abbiamo parlato della Basilica di Santa Sofia a Costantinopoli. Verrà fatta anche una chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, una volta che la mamma, Elena, insomma, era andata lì a Gerusalemme, aveva recuperato, insomma, i resti della quella che viene definita la croce. E poi dopo viene fatta una basilica lì, in loco, appunto, la Basilica del Santo Sepolcro. Poi ancora l'Ottagono d'Oro ad Antiochia. Le chiese in Oriente spesso erano chiese a pianta ottagonale o centrale, come questa di Antiochia. Antiochia di Siria era una delle città più importanti dell'Oriente. Ancora la Basilica di San Pietro a Roma. La prima Basilica di San Pietro a Roma fu costruita proprio per ordine di Costantino, perché insomma, era stato conservato insomma, il cadavere di San Pietro dopo le persecuzioni, eccetera. Lì, nei pressi di questa tomba di San Pietro, che in base a alcuni studi storici e di ricercatori come Margherita Guarducci, anche negli ultimi decenni sarebbe stata ritrovata questa tomba di San Pietro, almeno i suoi resti. Sopra questa tomba lui fa costruire una prima basilica di San Pietro, che è ben diversa rispetto a quella, insomma, che ben conosciamo noi, che invece è stata fatta nel 1500. Beh, poi però dicevamo che è molto ingerente, cioè che cosa vuol dire? Dovete anche capirlo questo benedetto Costantino. Cioè, Costantino dice: adesso io sono dalla parte di voi cristiani, o quantomeno vi lascio la libertà di culto. E quindi ho assunto, in un certo senso, il cristianesimo come nuovo fattore unificante dell'impero, al posto del paganesimo. Oddio, a dire la verità, lui non aveva definito religione di Stato. Però, almeno, c'era una certa fiducia, ecco, dimostrata da parte sua nei confronti del Cristo che gli aveva fatto vincere le battaglie, eccetera. Ora, però, che cosa avveniva spesso tra i cristiani? Avveniva che i cristiani non erano d'accordo fra di loro, come abbiamo già spiegato, infatti, c'era l'arianesimo, comunque c'erano delle eresie che erano molto in auge all'epoca. Allora Costantino dice: sentite, cari cattolici, cari cristiani, mettetevi d'accordo. Voglio che siate unificati fra di voi, altrimenti insomma, questo non diventerebbe un nuovo fattore caotico, non di coesione. Quindi indice lui stesso, pur non essendo ancora convertito al cristianesimo, indice un concilio a Nicea, che era una città che si trovava dall'altra parte dello stretto del Bosforo, lì sempre di fronte a Costantinopoli, possiamo dire. Un concilio a Nicea, in cui doveva essere stabilita l'ortodossia, cioè vuol dire praticamente la religione secondo la regola, che doveva essere seguita da tutti, i cristiani ortodossi sarebbero appunto. Allora erano tutti quanti, anche quelli cattolici, mentre poi invece rimarranno solo ortodossi, con un termine che deriva dal greco, quelli di stampo orientale, no? Quindi riunisce questo concilio a Nicea nel 325, primo grande concilio. Concilio quindi è una parola invece di derivazione latina, che vuol dire assemblea. Così come i latini chiamavano i concili le assemblee, così anche i cristiani chiamano le assemblee dei vescovi, le chiamano concili. Questo è il primo concilio ecumenico. Ecumene invece è una parola di derivazione greca che vuol dire di tutto il mondo, si intende ovviamente di tutto il mondo cristiano. Ecco perché parlavo di cesaropapismo, nel senso che
l'imperatore, pur non essendo addirittura cristiano, impone certe cose ai vescovi. Impone, per esempio, che si mettano d'accordo e che decidano una teoria e che seguano solo quella, che non ci siano più divisioni interne. Poi, comunque, dobbiamo dire che, anche se gli ortodossi ritengono che Costantino sia un santo, venerano Costantino come un santo, bisogna dire che ci furono degli episodi all'interno della famiglia di Costantino piuttosto cruenti. Ad esempio, Costantino fece uccidere il proprio figlio primogenito Crispo perché aveva dei sospetti che volesse prendere il potere al posto suo. Insomma, ci furono parecchie lotte fratricide e poi soprattutto, lo vedremo adesso, ne parliamo subito, alla morte di Costantino, fra figli, nipoti, eccetera, eccetera. Quindi ci sono anche questi aspetti qua. Il 22 maggio del 337 Costantino morì e fu messo il suo sepolcro, fu inserito all'interno della Chiesa dei Santi Apostoli a Costantinopoli, quindi oltre alla Basilica di Santa Sofia, c'era anche la Chiesa dei Santi Apostoli. E c'erano quindi attorno a Costantino, diciamo, gli facevano corona, i dodici apostoli, tanto che lui è considerato per gli ortodossi, dicevamo, il tredicesimo degli apostoli. Stavamo parlando delle lotte di successione. Ci furono lotte cruente di successione all'impero di Costantino, tra i tre figli rimasti e i due nipoti. Pensate che dal 337 fino al 350 continuarono queste lotte. Solo nel 350 uno dei figli, Costanzo II, riuscì a prendere definitivamente il potere e a diventare unico imperatore. Poi si associò al potere come Augusto, si associò al potere Giuliano. Giuliano, tra l'altro, era anche un grande generale che aveva vinto gli alemanni, cioè i tedeschi, i germani, insomma, a Strasburgo nel 357. E quindi Costanzo II nominò Giuliano Augusto nel 360. Costanzo morì l'anno seguente, nel 361, e quindi Giuliano, che era il cugino di Costanzo II, divenne imperatore. Giuliano viene chiamato l'apostata. Perché? Viene chiamato l'apostata, cioè colui che ha rinnegato la sua religione, perché Giuliano era stato battezzato cristiano, era nato cristiano. Ebbene, lui a un certo punto, proprio quando diventa imperatore, decide di ritornare alla religione pagana, quindi favorisce molto il ritorno al paganesimo. Per esempio, si fa crescere la barba proprio per differenziarsi, diciamo, dallo zio Costantino. E Costantino era sempre stato raffigurato senza barba. Lui invece voleva essere come Marco Aurelio, che era stato l'imperatore filosofo e che era rappresentato appunto con la barba, così come tanti filosofi in generale dell'antichità. Giuliano l'apostata, quindi. Sì? È figlio di Costantino, sì, sì. È uno dei figli di Costantino. Allora, dicevamo di Giuliano l'apostata. Giuliano l'apostata dice: ah sì, voi cristiani siete molto bravi ad accudire i malati, eccetera. Bene, allora anche noi pagani dobbiamo farlo, anzi dice ai suoi sacerdoti, eccetera, di imparare dai cristiani a accudire le persone, a imparare la carità e tante altre cose, perché i pagani avrebbero dovuto farlo anche molto meglio dei cristiani, perché seguendo la filosofia stoica loro potevano imparare alla filantropia, diciamo così, cioè l'amore per l'uomo, molto meglio anche dei cristiani, essere caritatevoli verso i bisognosi e gli stranieri. Ora, Giuliano, quando non era ancora imperatore, aveva sconfitto i nemici, gli alamanni, stavamo dicendo prima. Quando invece diventò imperatore, nel 363, fece una campagna militare contro i persiani, insomma, contro i sassanidi, e durante questa campagna morì. Cioè, perse la vita in uno scontro sotto le mura di
Ctesifonte. Ctesifonte era la capitale dell'impero persiano. Quindi, mentre sta assediando la capitale dei persiani, perde la vita. Giuliano è stato l'ultimo imperatore pagano, cioè l'ultimo imperatore che ha cercato di restaurare, di riportare la religione pagana all'interno dell'impero romano. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.